Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Kate e William stanno affrontando una decisione importante per il futuro del loro primogenito, nato nel 2013, la scelta della scuola superiore. Mentre manca ancora del tempo, sembra che la coppia stia già discutendo su quale istituto sia il migliore per il piccolo George. William sarebbe propenso a far frequentare al figlio maggiore l'Eton College, dove lui e Harry hanno studiato. Tuttavia, Kate è contraria a questa scelta in quanto si tratta di un istituto esclusivamente maschile. La duchessa ha vissuto in prima persona il bullismo durante il suo periodo al collegio femminile Down House e non vuole che suo figlio passi attraverso la stessa esperienza. Secondo fonti vicine a Kensington Palace, Kate non vuole che George soffra e ritiene che mandarlo a Eton sarebbe controproducente. La principessa desidererebbe che il principe frequentasse il college di Gordonstown in Scozia, rompendo così con la tradizione reale che imponeva Eton a tutti i membri della famiglia. Nonostante abbiano passato ore a discutere della questione, sembra che William abbia avuto la meglio e che George finirà per frequentare l'Eton College. Questa decisione ha causato grande dispiacere a Kate, che si era opposta fermamente a questa scelta. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se alla fine la coppia riuscirà a trovare un compromesso che